donne come motore della società, come vere protagoniste dei cambiamenti in atto in tutti i settori della collettività. Le donne che lottano per i propri diritti, per la parità di genere, per sconfiggere le discriminazioni e avere uguale accesso alle professioni e alla vita pubblica. Se ne parla al Teatro Magnolfi di Prato, dove la capo di gabinetto della Regione Cristina Manetti dialoga con la direttrice del quotidiano nazionale Agnese Pini. È un viaggio che ha tanti obiettivi, non ha un solo obiettivo. Sicuramente al centro c'è la donna. Il tema della parità di genere, la strada per superare questo divario di genere è ancora lunga e noi siamo pronte per percorrerla insieme a chi si unirà con noi in questo viaggio. Si rafforza così la Toscana delle donne, progetto della Regione ideato da Cristina Manetti per mettere al centro la questione femminile, su cui non va mai abbassata l'attenzione, sulla scia di quanto affermato dall'Unione Europea su questo tema, e cioè che sono necessarie tre priorità imprescindibili: la lotta alla violenza sulle donne, la possibilità per le donne di raggiungere posizioni apicali nel mondo lavorativo e nella politica, e l'adozione della prospettiva di genere in tutti i provvedimenti normativi. Perché è importante continuare a parlare di donne? Perché il divario sociale, culturale, economico legato ai diritti in senso lato che esiste tra uomini e donne in questo paese è ancora molto ampio da colmare. Il fatto che tantissime cose siano state fatte, tantissimi diritti fondamentali civili e politici siano stati raggiunti negli ultimi 80 anni e il fatto che molte donne abbiano rotto il famoso tetto di cristallo non significa che la questione femminile sia una questione risolta. L'invito mi fa davvero piacere poter